vedo i tuoi amici. Non preoccuparti, ci stanno seguendo come un'ombra da Rock Creek. Cosa facciamo? Andiamo all'albergo. Domani mattina lascerò al portiere la pagina del libro per un uomo che si chiama Farnsworth. È quello di cui ti ho parlato. Se le pagine combaciano, mi chiamerà lui. Buonasera, una stanza? Due, prego. Firmate qui, per favore. 107, 108. Grazie. A voi. Dov'è il libro? Nella valigia. Non fiatare. È vuota! Cosa è stato? Cosa? Grace, tu resta qui. Margaret! Non credo che abbia trovato il libro di Margaret. Non le avrebbe sparato se lo avesse preso. Non fartene una colpa, Kid. Nessuno pensava che avrebbe fatto qualcosa prima di aver avuto quello schema. Questo libro ha fatto così tanti danni che ho voglia di bruciarlo. Dobbiamo trovare Sanders. Deve pagare per quello che ha fatto. Bene. C'è un modo solo per trovarlo. E qual è? Prendere lo schema da Farnsworth. Non possiamo senza Margaret. Non è necessario. Io sarò Margaret. No, non lo farai. Perché no? Farnsworth non sa com'è fatta Margaret. È troppo pericoloso. No, con voi quattro che mi tenete d'occhio. Qualunque cosa succeda, voi sarete lì. Potrebbe funzionare. Non mi piace. È un'idea di Lou. Deve essere lei a decidere. Mi fai vedere il segno? Sì, mi aiuta a fare i compiti. Dai. Rachel! Teaspoon, cosa stai facendo? Che ci fanno questi bambini qui? Beh, sono venuti a scuola. È dall'altra parte della città. Ma la loro maestra è qui. Teaspoon, hai sentito quello che ha detto la gente? Io non sono adatta a loro. Aspettate un momento. Rachel, al posto tuo darei più credito a questi bambini che a quello che dice il signor Tompkins. Ma l'idea non è dei bambini, è così? Forse no, ma hanno bisogno di un insegnante. Persino Jesse si sta annoiando senza andare a scuola. Sarà un bene per tutti quanti, Rachel, credimi. D'accordo, ci proverò. Sei straordinaria. Ma tu devi occuparti del bucato. Oh. Allora ragazzi, seguitemi. Jesse? Io voglio disegnare. No, perché non ci racconti una storia? Signora. Buongiorno signora, posso aiutarla? Una stanza, per favore. Sì, subito. Vorrei lasciarle questo per un mio amico. Il suo nome è Farnsworth. Sì, signora, per il signor Farnsworth. Vedrò di fargliela avere. 203. La ringrazio. Non
posso muovermi, no? Devo occuparmi dei clienti. Spoon ha detto che è importante. Ci vorrà un minuto. Oh, va bene. Certo che se ne sentono di tutti i colori. Sì, che vergogna. Che cosa leggi, Jesse? È un libro stupido. Fammi vedere. L'ultimo dei Moicani. È un bellissimo libro. È pieno d'avventura. Chi di voi conosce questa storia? È una storia inventata. Giusto. Vuol dire che non è vera? Beh, no, non è esatto, no. Allora cosa c'è di buono in quel libro? Anche questo è giusto. Chissà dirmi perché dovremmo leggere storie che non sono vere. Vuoi dirlo tu? Oh, andiamo. Qualcuno mi dia una risposta. Per gioco? Per gioco, questa è una buona risposta. Sì. E perché altro? Che ne dite dell'esperienza, della conoscenza? Non so tu, della storia, ma a me sembra una brava insegnante. Dei re, dei pirati, i corsari. E delle principesse. Dov'è Tarnbluff? È a 3 miglia a nord della città. Ci arriverò da sola. Vuol dire che dovremmo incamminarci prima di te? Se partiamo all'alba, potremo arrivare prima di lui. Non mi piace. Lui rimarrà troppo tempo da sola. Io partirò dopo di lei. No. Se ti vede, si insospettirà. È meglio che vai con loro. Sta attenta, per favore. Grazie. Ferma! Bene, 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 bene. Devo dire che sei davvero molto più attraente come donna che come cavaliere del Pony Express. Siete in anticipo. Non ho ancora l'elenco delle nomi. Non saresti dovuta venire qui. Il signor Farnsworth non sta aspettando giù a Tarnbluff. È giù al lago. Come lo sapete? Perché ho preso la lettera che aveva scritto e ho lasciato la mia al suo posto. Per liberarmi dei tuoi amici. Non farlo. Se sa dove si trova Farnsworth, allora perché non va da lui? Potrebbe non avere lo schema con sé. D'altronde, si aspetta una donna. Ho bisogno che tu lo prenda per me. E se non lo faccio? Tu lo farai. Andiamo, ragazzi. Lui non si vede. Qualcosa non va, dovrebbe già essere qui. Ho uno strano presentimento. Andiamo via, presto. Va bene, questo è il posto.
Tu stai di guardia. Ricordati di fare come ti ho detto, capito? Aspettate! Kid, da un'occhiata a questa. È la borsa di Lou. Andiamo da quella parte. Andiamo! Ah! Signor Farnsworth. Al suo servizio. Mi scuso per essere stato così prudente. Sono sicuro che mi capirà. Vada via da qui. Che cosa ha detto? Stia giù! Smettete di sparare! Smettetela! Stia lontano. Ti consiglio di non fare sciocchezze. Se ti azzardi a bruciarlo, giuro che sei morta. Mi ucciderà comunque. Non lo fare! Allora buttate a terra le pistole. Va bene. Ma non lo bruciare. Su! Tutto bene? Sì. Ho avuto paura. È tutto a posto, Kid. Tutto questo sangue per un maledetto pezzo di carta. Oh mio Dio! La pagina! Lascia stare, Lou. Andiamo. Non possiamo più farci nulla.